Nella vecchia fattoria, ia, oh, guarda, l'ho rotto. Boom ragazzi, benvenuti a un nuovo video dove doppio la televisione. Siccome questo format vi è piaciuto tantissimo, continuo a riproporlo. Sarà molto divertente come le altre volte, spero che vi divertiate un sacco. E prima di iniziare a cambiare canale e a doppiare le persone che compariranno sullo schermo, vi invito a cliccare sulla campanella così da rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno e sui post del canale YouTube. Andiamo a iniziare, andiamo a cominciare. Si comincia, pronti? Are you ready? No, io ho fatto causa a mia mamma perché mi guardava così. E poi, cioè, sì, no, cioè, preparava da mangiare troppo. Io non ce la facevo più, capito? Cioè, io mangio, però non è che mangio tutto, tutto, tutto. Poi mamma fa la pasta con la merda, a me non mi piace. Perché? La pasta con la merda? Sì, quella. Guarda, chiedi a mamma. Mamma, vero? Sì, è vero. Visto, dice di sì. Beh, come siete belli, vi presento un uomo bello. Questo è un uomo bellissimo. Salve, salve, molto bello, sì. E lei è una gran topa. Salve, sono una gran topa. Oh, lo vedo benissimo. No, 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 proprio topa. Topa è il cognome. Io vi lascio parlare da soli, va bene? Perché sta faccia di cazzo non la sopporto. Invece sei una gran topa. Sì, come tua sorella, eh? Vuole l'esercito, i diamanti. Oh, io sono i diamanti. Lei è molto gentile, sa, ma io sono allergica. Allergica ai diamanti. E mo' mi cago sotto. Fermo, aspetta. Dove? Guarda, te do questo per la mia Rosita, no! Rosita è molto importante di tutto il mondo! Io sono Anthony Hopkins. E cosa vuole da me? Se sei innocente, fai silenzio. Capite? Se sei innocente. Ma io cerco Rosita per fare il biscotto! Perché dovrebbero buttare dei salatini a terra questi imbecilli? Ah, ma il cesso giapponese! Cesso bot, trasformazione! Nella vecchia fattoria, oh! Guarda! L'ho rotto. Mannaggia la Fisher Price. Chi ha staccato la corrente? Qualcuno. È stato Jack. Non suonare più la vecchia fattoria. Oh! Street Fighter con Raul Julia! Brava! Bravissima! Guarda questo, che figa! Olè! Brava, mannaggia. Vado a buttarlo e torno. Non lo so se lo possiamo fare questa cosa perché è pericoloso. E perché? È pericoloso perché ci stiamo alzando. Ma io ragazzi, no, no, no. Dobbiamo rubare tutti i frullatori, vedi? Prendiamo i frullatori. Non ci sono più i frullatori di una volta quando Merluzzo faceva cotto e frullato. E adesso no, lo sai. Non ci sono più. Te lo assicuro. Lo so, Merluzzo era un grande. No, era un grande, ma io ero troppo giovane quando vedevo il cotto e frullato. Premo bottoni a caso sul computer vecchio della paleologia. Signori, cari fratelli, oggi siamo qui per bestemmiare il porco e la puttana. Mamma.
No, mamma, non hai capito niente. Io mi devo operare perché sono malata. Ma tu non sei la mamma, sei un uomo, ho sbagliato. Scusa il ritardo, ma... Stavi prendendo cazzi, non è vero? Sì, mi hai sgamata, prendevo cazzi. Come hai fatto a saperlo? Perché hai ancora la sborra in bocca. E si vede, siediti. Oh, ma dai, non è vero che ho la sborra in bocca. Guardami. Andy, si vede? Non si vede? Vedi. Sì, è un caso. Non è un caso, non è un caso. Sì che è un caso, siamo poliziotti. Quindi è un caso su cui indagare, non un caso a caso, una cosa casuale. Vedi? Questo è un talo. E che vuol dire? Vuol dire che dobbiamo fare tao tao a tutti quanti, ok? Sono veramente animata di merda, Treno, hai visto? E tu anche, non è che scherzi. Oh, davvero, dici? Ha un colore verde pisello. Sembro quasi un cazzo alieno lamecciano. No, io suono il violino con le mani e non con l'asticella. Come fai a suonare il violino con le mani e non con l'asticella? È difficile, lo sai? Bisogna studiare tanto. E bisogna anche andare a prendere il tè, perché sono le 5, siamo inglesi, smettila. Ah, no. Cosa c'è? Perché parli così, Bilbo? Io non sono Bilbo Baggins. E invece sì, sei Bilbo Baggins. Fermati! Vuoi andare nel giornale? È scritto sul giornale che sei Bilbo Baggins. Guarda, guarda. Oh, fermi tutti, sono Anthony Hopkins, molto giovane. Che avete trovato? Questo l'avete trovato voi, davvero? È impressionante, come avete fatto a trovarlo? E sto parlando solo io e non mi rispondete. Karate Kid 4. Oh, salve, salve, sì, oh, molto bene, oh, sì, oh. Oh, quello è mio nipote, oh, sì, molto piacere. Oh. E sai perché queste sono foto? È una mostra giapponese, perché se era un mostro giapponese era Godzilla. Godzilla. Firma qua. No, no. Allora, la cosa bella di noi tre, sai qual è? È che ci piace a tutti e tre il cazzo. E tu come lo sai che mi piace il cazzo? No, spiega. No, come l'hai fatto a sapere? Solo perché mi faccio 37 lambade orarie? Dai, si vede che ti piace il cazzo. No, no. Non hai capito, a me non è che piace il cazzo. A me piace il cazzo enorme. Proprio grosso. Ehi, guardi, è questa la cosa che ho fatto. Aspetta. E 4-7 allora. Allora, come glielo spieghi adesso? Come? Non lo so, la collana, mi manca la collana. Ma che sto facendo? Ma perché sta spostando questo? Cazzo, sei seduto lì, sei in televisione, dove vai? Cioè, questo lascia il set così. Oh! Forse si è spostato su un altro canale. Isolamente o... Non lo so, ma l'ho scritto io. L'ha scritto un altro perché io... Io non so scrivere, cioè io leggo però non scrivo. Non è che posso fare cose insieme, cioè che sono uno scienziato? Una notizia importantissima vi diamo adesso, è molto importante, moltissimo importante, e c'è una cosa enorme, una cosa che non ve la so spiegare perché... Non lo so neanche io, guardatela direttamente. Salve, sono Silvio Berlusconi. Quando ho messo la pipetta al cazzo per trombarmi la d'urso, poi mi sono trombato anche Fabio Fazio. Io non sono Batman, sono Michael Keaton. E Pulcinella. Basta, vogliamo lavorare, vogliamo il lavoro, vogliamo le cose.
Mamma, papà, mi spiace. Ma che cazzo vuoi dire la sbarata? No, no, signor pinguino, signor pinguino! Ho detto che non mi dovete rompere il cazzo questa storia del pinguino, perché io non sono un pinguino vero. Mi chiamano pinguino, ma non è che c'ho... Vabbè, va, chiamatemi pinguino. Sono andare avanti. Pronto, chi è? Ma il film si chiama Chiamata da uno sconosciuto, chi sarà? No, davvero? No, senta, mi trovo bene col mio operatore. Vaffanculo, ti ho detto! Sei buono, cavallo, stai zitto. Non sei Rosita, ma ti cavalco lo stesso. Come vedete, il mio cervello a un certo punto comincia ad andare in pappa e non riesco più a collegare niente. Questo è una bella Street Fighter. Mica che bel film Street Fighter con Raul Julia. Chiuso la carriera malissimo quell'uomo. Van Damme tinto biondo, Kylie Minogue che fa Kemi. Lasciamo stare, va che è meglio. Bombo ragazzi, allora se questo video vi è piaciuto, come mi auguro che sia, iscrivetevi al canale, condividete soprattutto. Fatelo vedere ai vostri zii, cugini, parenti, compare e nipote, perché più il video viene condiviso, più persone conosceranno la mia idiozia, malattia mentale, e diranno iscriviamoci al canale, non ci fa pena. E noi ci vediamo al prossimo vlog, dove non so cosa dirò, ma lo farò. Hai già visto tutti questi video? Lo sai che ogni volta che guardi uno dei miei video, nel mondo nasce un gattino carinissimo? E quando metti mi piace, il gattino fa le fusa, con quegli occhioni dolci. Ma se invece clicchi su non mi piace, viene mangiato da un pterodattilo. Un pterodattilo nazista satanista con delle croci rovesciate tatuate addosso.